Sono Andrea Cattabriga, ho 35 anni, ho studiato dapprima ingegneria, poi architettura e poi non ho mai smesso di continuare a studiare. E il Makers Modena Fab Lab nasce dentro un contesto più ampio di recupero della zona R-Nord e di riqualificazione del quartiere grazie al Comune, Fondazione Demo Center, Cambiamo e un finanziamento della Regione Emilia-Romagna. FabLab è un format internazionale, ce ne sono quasi 600 al mondo. È un luogo nel quale si rende possibile costruire quasi qualsiasi cosa. Nasce dall'idea di rendere più capaci gli studenti in ingegneria che studiavano solo teoria, in un laboratorio in cui mettere alla prova la loro capacità e le loro mani. E questo modello è arrivato anche a Modena, e siamo molto contenti che sia possibile attivarlo, utilizzarlo e arrivare a portare questo approccio dai bambini ai pensionati alle grandi aziende. Partecipare al Fab Lab è molto semplice e ci sono vari modi che diciamo dipendono da quello che si è interessati a fare. È possibile fare una semplice tessera annuale, acquistare dei crediti e spenderli sulle nostre macchine, frequentando un piccolo corso di abilitazione, così come è possibile venire qui nei momenti comunitari dedicati a temi specifici, partecipare a una discussione o semplicemente avvicinare qualcun altro che sta risolvendo un problema e sta sviluppando un proprio progetto, oppure proporre attività, proporre qualsiasi cosa, perché questo posto è fatto per costruire incontro e relazione, quindi chiunque può andare sul sito e scegliere quale cosa fare oppure venire qui e proporla. Credo che innovazione significhi risolvere un problema che importi a qualcuno risolvere, non significa solo aggiungere qualità ai prodotti, tanto ormai innovativo lo usano quasi tutti, mettere cose nuove dentro prodotti non significa fondamentalmente fare innovazione. Innovazione è quando anche qualcuno rimane scontento, quando si fa in modo nuovo e più efficiente qualcosa che serve alle persone. Modena è un ottimo posto per fare innovazione e non sono il primo a dirlo perché c'è vitalità, ci sono tantissime aziende che fanno cose molto diverse, ma soprattutto c'è tanta società civile attiva nell'associazionismo, nello sport e quindi quando riesci a mettere persone che fanno cose diverse, oltre al farlo professionalmente, farlo anche solo per passione nel tempo libero, insieme a ragionare sui problemi, questa diversità è una grande ricchezza, quindi questo credo che sia la forza di Modena. I Fab Lab sono un modo di fare, sostanzialmente, non sono luoghi, credo, definitivi, non credo che siano destinati a diventare un formato di attività economica che, come dire, verrà moltiplicato all'infinito, non è possibile, c'è un limite fisiologico nel creare luoghi per l'innovazione dal basso come il FabLab, perché questo modo di fare verrà assorbito dalle aziende, dalla società civile, il modo di fare innovazione che si crea, la serendipità che vogliamo creare in un posto come il FabLab, sta diventando un modo di fare che si impara e poi, come un virus, si trasmette, si trasferisce. Quindi, credo che fra alcuni anni ci saranno meno Fab Lab, ma saranno sempre di più luoghi, case, aperte, che le persone devono imparare a fare proprie.